Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Questa mattina il consigliere regionale Guerrino Testa, a nome della regione Abruzzo, ha consegnato un riconoscimento agli agenti del reparto volo della Polizia di Stato per aver salvato la piccola Nicole ritrovata lo scorso 3 aprile in un paese molisano dopo una notte di ricerche. Paolo Renzetti. Avevano ritrovato e tratto in salvo lo scorso 3 aprile la piccola Nicole di 5 anni in Molise. Per questo 9 agenti dell'undicesimo reparto volo della Polizia di Stato di Pescara hanno ricevuto questa mattina un riconoscimento da parte della Regione Abruzzo. Il riconoscimento è stato consegnato dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerrino Testa, che ha sottolineato il grande gesto degli agenti in servizio all'aeroporto di Pescara. Una cerimonia sentita, commovente, molto partecipata. Ringrazio il comandante Rossi del reparto volo, l'undicesimo reparto volo di Pescara, tutto il suo equipaggio, tutta la Polizia di Stato che oggi con i massimi vertici era presente per ricordare la bellissima vicenda al lieto fine del 3 aprile quando hanno ritrovato la piccola Nicole nel Molise. Il faro sulla loro attività deve essere acceso a 365 giorni all'anno e bisogna dare un giusto lustro a un lavoro difficile, complicato, svolto spesso con condizioni meteorologiche avverse e anche in condizioni molto impervie. Quindi complimenti per tutto quello che fanno. E ringraziando il presidente Guerrino Testa di questo riconoscimento che certamente ci fa piacere e ci lusinga, ringraziandolo per tutto quello che fa, peraltro per le forze dell'ordine, perché il presidente Testa non è nuovo a queste iniziative ed ha una particolare sensibilità per le forze dell'ordine e per la Polizia di Stato in particolare. Ripeto, noi per quanto ci riguarda abbiamo fatto soltanto il nostro dovere, assolutamente nulla di più. Abbiamo conseguito un risultato, ci fa piacere, ma noi lavoriamo per conseguire i risultati. Questo dobbiamo fare e questo abbiamo fatto. Un'operazione, quella in terra molisana, come tante altre che avete portato a termine in questi anni come undicesimo reparto volo di Pescara. Sì, perché noi con le varie regioni che abbiamo come competenza territoriale veniamo spessissimo chiamati per interventi di ricerca e soccorso in montagna e in mare e quindi quando veniamo chiamati cerchiamo sempre di rispondere nell'immediatezza, nel più breve tempo possibile, di intervenire e se possibile salvare vite umane e quindi fare, ripeto, il nostro dovere. Voltiamo pagina, ancora un nuovo ostacolo per la vendita degli impianti di Prati di Tivo e Prato Selva. Il Consiglio di Stato concede la sospensiva al ricorso di Finori bloccando la vendita delle infrastrutture Fratelli Persia. La stagione estiva per quest'anno è di fatto saltata. Tania Bonici Castelli. Una serie televisiva non avrebbe avuto gli stessi colpi di scena che stanno vivendo Prati di Tivo e Prato Selva. La stagione estiva sembrava essere salva dopo il diniego della sospensiva del TAR al ricorso contro la Gran Sasso Teramano dell'imprenditore Marco Finori, gestore degli impianti del comprensorio sciistico. Finori non aveva rispettato i termini del bando pubblico per la gestione delle infrastrutture di Prati di Tivo e Prato Selva, non presentandosi davanti al notaio per la firma definitiva e così la GST, dopo la decisione del Tribunale amministrativo, stava già procedendo al rogito notarile per la vendita degli impianti alla ditta dei Fratelli Persia. Questi ultimi erano arrivati secondi in graduatoria nel bando di evidenza pubblica, offrendo per l'acquisto delle infrastrutture 1.590.000 euro, con il saldo dei crediti dovuti all'ASBUC. Era stata appena fissata la data per il contratto d'acquisto tra la Gran Sasso Teramano e i Fratelli Persia, quando è arrivata una doccia gelata per tutti. Il Consiglio di Stato ha concesso la sospensiva della sentenza del TAR, che si era dichiarato incompetente in materia, in attesa della trattazione collegiale del 12 luglio. Se il 12 luglio il Consiglio di Stato darà ragione a Finori, si riapriranno le trattative con la GST. Se gli darà torto, l'imprenditore marchigiano avrà 30 giorni per riconsegnare gli impianti. Comunque andrà, sarà un insuccesso per la stagione turistica estiva in montagna, che non è più da considerare a rischio. È praticamente saltata. Restiamo in provincia di Teramo, ma dalla montagna ci spostiamo al mare, più precisamente al porto di Giulianova, che rischia di perdere circa 1 milione di fondi europei. A denunciare il ritardo dei lavori e i conseguenti disagi della marineria è stato il consigliere regionale del Partito Democratico, Dino Pepe.
Non solo le difficoltà legate al caro gasolio che ha costretto i pescarecci a tenere giù gli ormeggi, ma al porto di Giulianovo le problematiche si raddoppiano dopo la realizzazione del nuovo braccio nord causa dell'insabbiamento nei pressi dell'imboccatura. È costante, col mare in bocca che ci sono le onde alte, quando arrivi qua poca acqua che fa la barca punta, c'è possibilità di ribaldamento, di intraversamento, perché una volta che la barca tocca se ne va in balia delle onde, non governa più, quindi già stiamo scarica alleggeriti perché se no non entriamo e quindi la barca gioca, fa come una signorina, quindi è difficile mantenerla entrando in queste condizioni. Al dibattito organizzato stamattina presso il Molo Nord dal Partito Democratico presenti le associazioni di categoria come il Flag Costa Blu. Il presidente Nino Bertoni chiede di mettere da parte le beghe politiche e di dare risposte concrete. Noi abbiamo bisogno di una politica che sia attiva, che sia costruttiva, che risolva effettivamente i problemi che ci sono, non solo a livello locale ma a livello provinciale e nazionale. C'è ancora tempo per rimediare a queste carenze? Tutto è risolvibile, basta volerlo, basta sedersi intorno a un tavolo, discutere in maniera civile e soprattutto costruttiva e cercare di risolvere tutti i problemi che ci sono. Il porto di Giulianova, secondo il consigliere regionale Dino Pepe, rischia di perdere circa 1 milione di euro per le infrastrutture necessarie. La deadline prevede la realizzazione entro il 30 settembre di almeno il 50% degli investimenti programmati dai servizi igienici alle Torri Faro. Oggi noi presentiamo insieme alla comunità della pesca di Giulianova e del porto di Giulianova un'interpellanza al governatore Marsilio per sapere i tempi e il cronoprogramma di realizzazione di questi interventi. Protesta da parte degli avvocati del foro di Avezzano contro la soppressione dei tribunali minori. Protesta scaturita da un'assemblea delle toghe che ha come conseguenza l'estensione delle udienze per una settimana. Vediamo. Prosegue la battaglia a difesa del Tribunale di Avezzano. Si è tenuta l'assemblea degli avvocati del foro che hanno indetto l'astensione dalle udienze civili e penali per almeno 8 giorni. La protesta ha lo scopo di scongiurare la soppressione del presidio di giustizia. Altro tema affrontato questa mattina è la carenza dell'organico dei dipendenti. È stata indetta l'astensione dalle udienze civili e penali per almeno 8 giorni, 7-8 giorni, vediamo un pochettino, secondo come permette il regolamento, e nello stesso tempo iniziative che possono accompagnare questa astensione dirette a verificare la possibilità concreta di far permanere il Tribunale di Avezzano. Ma è chiaro, sono iniziative che debbono essere dirette verso il Ministero, dove troviamo più di un ostacolo ogni volta che facciamo delle richieste, e comunque anche al CSM, dove però non possiamo rimproverare, a cui però non possiamo proprio rimproverare granché, perché siamo un organico pieno dei magistrati, per cui si verifica l'anomalia nel Tribunale di Avezzano che l'organico dei magistrati è organico pieno, mentre l'organico dei dipendenti è al di sotto del 54%. Noi abbiamo una scopertura dei dipendenti del 54%, che è una cosa veramente assurda, perché il problema è un po' nazionale, la carenza di organico dei dipendenti amministrativi riguarda un po' tutti i tribunali d'Italia, ma nell'ordine del 20, 25, qualche volta anche del 30%, ma il 54% è veramente assurdo, rischiamo la paralisi dell'amministrazione perché non ci stanno i dipendenti che pubblicano per esempio i provvedimenti dei magistrati, che invece sono a organico pieno. C'è questa anomalia che va necessariamente colmata, insomma. Quindi il Tribunale rimane aperto fino a tutto il 2023, però adesso la battaglia si è spostata su un altro fronte, che è quello proprio dell'occupazione. La battaglia della soppressione del Tribunale rimane sempre aperta, perché è quella la principale, è chiaro. Poi l'altra battaglia è quella dei dipendenti, certo. Importante, perché il Tribunale non funziona senza dipendenti e quindi bisogna assolutamente fare in modo che il Ministero mandi il personale perché possano lavorare i provvedimenti che serve di lavorare per il Tribunale. E con l'avvio della stagione balneare riparte a Montesilvano il progetto di Mare Senza Barriere, progetto fortemente voluto dall'Ufficio Disabili del Comune. Vediamo.
Sindaco De Martinis, è questo del mare senza barriere un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale? Sì, assolutamente, da anni abbiamo inteso regalarci questa bella realtà che è la spiaggia accessibile e che abbiamo negli anni sempre più migliorato fornendo servizi a chi insomma fruitore di questa spiaggia. Quest'anno insomma c'è qualche servizio in più anche grazie alla collaborazione della ASD Fuoristrada, che ha organizzato delle manifestazioni proprio qui sul lungomare volte a ricavare fondi per l'acquisto di seggioline e tanto altro, che potranno ancora di più dare in qualche modo servizi ai fruitori della spiaggia, e anche lo stabilimento La Riviera nella persona del titolare Leo, che anche lui ha collaborato insomma a tutto affinché questo accadesse. Siamo molto orgogliosi, siamo felicissimi anche quest'anno di poter in qualche modo fornire un servizio importante alla città, un servizio e una spiaggia per la quale ringrazio infinitamente Claudio Ferrante e l'ufficio disabili, il consigliere delegato Giuseppe Manganiello, ma anche il tecnico Marco Amadio, che da anni si occupa appunto della predisposizione di logistica, di tutto quello che vedete e di tutto quello che abbiamo in qualche modo realizzato. Claudio Ferrante, un altro bel progetto che come ufficio disabili del comune di Montesilvano avete portato a termine, iniziata la stagione balneare, e non poteva iniziare meglio per le persone diversamente abili che hanno il diritto di poter usufruire della spiaggia. Assolutamente sì, io sono veramente fiero, onorato, orgoglioso perché grazie al comune di Montesilvano siamo riusciti a sgretolare le barriere culturali e quelle architettoniche. Non ci scordiamo che qui c'è stato un ministro che ha dichiarato che questo è un prototipo nazionale, un'eccellenza ed è il vero senso del turismo accessibile. Quindi siamo orgogliosi, Montesilvano lo deve essere l'Abruzzo, e mi permetto di dire una volta tanto facciamo scuola in Italia, perché alcune regioni del nord sono venuti qui da noi, il sindaco lo sa, proprio a studiare questi requisiti straordinari che noi mettiamo in campo. Quindi davvero abbiamo lavorato sull'ambiente per sgretolare tutte le barriere e per restituire libertà, dignità e pari opportunità a tantissimi cittadini di Montesilvano e tantissimi turisti locali e non. A Pescara la giunta Masci ha presentato il programma degli eventi culturali che si svolgeranno durante i mesi estivi negli spazi interni e nel piazzale Michelucci dello storico edificio dell'Aurum. Vediamo. Antonelli, l'amministrazione comunale punta sempre più anche su eventi culturali, ma punta anche molto sull'Aurum. Assolutamente sì, è un luogo che questa amministrazione, ma insomma parallelamente a quanto accaduto in passato, tende a valorizzare. Mi pare che l'iniziativa dell'assessore alla cultura Carotto, della neo assessore, vada proprio in questa direzione ed è un bellissimo segnale di valorizzazione dell'Aurum come patrimonio della città adriatica, ed è anche la dimostrazione che si può far bene spendendo poco. E in questi tempi un'amministrazione pubblica che realizza molti eventi, non facendo gravare tutto questo sulle tasche dei cittadini, credo che sia veramente un bellissimo segnale, e quindi devo dare atto all'assessore Carotta di aver fatto un ottimo lavoro che andrà a concretizzarsi proprio nel corso dei mesi estivi. Quest'anno inauguriamo una rassegna contenitore che abbiamo deciso di denominare Culturaurum, che parte dal 19 di giugno e finirà alla fine del mese di settembre, e raccoglierà le migliori espressioni locali ma anche regionali e nazionali di cultura sotto tutte le varie espressioni. Ospiteremo presentazioni di libri, ospiteremo dei concerti, delle rassegne storiche per la città di Pescara, ci saranno delle mostre, concerti vari, insomma c'è un po' di tutto, e soprattutto per tutte le fasce di età e per tutti coloro che verranno anche in visita nella città di Pescara, perché è un calendario culturale e importante anche per la promozione della città. Devo dire che l'assessore Marietta Carota ci ha creduto molto, ci abbiamo investito più che altro in energie, e siamo riusciti veramente a comporre un contenitore straordinario per la città con figure importanti da Sgarbi, Vincenzo Olivieri, Aditonno, Maurizio Di Fulvio, insomma poi abbiamo lì
libri da presentare, veramente un contenitore straordinario, per cui dal 19 di giugno al 21 settembre i pescaresi continueranno ad avere nell'Aurum un punto di riferimento alla cultura cittadina. Ancora la pagina degli eventi, lunedì sera le leggende di Juve e Milan si affronteranno al Palamaggetti di Roseto per una serata all'insegna dello sport, tra i bianconeri attesa soprattutto per Alessandro Del Piero nel Milan, anche l'ex allenatore del Pescara Massimo Oddo. Vediamo. Allora, questa iniziativa nasce per l'amore ovviamente della nostra città di Roseto e per l'amore dello sport di me, mio fratello e di tutta la mia famiglia. Quindi abbiamo deciso di fare dopo l'evento di Totti un altro evento, Trofeo Legend, tra le leggende bianconere e le leggende rossonere. E ovviamente l'ospite della serata, il protagonista principale è Alessandro Del Piero, una delle leggende, il numero 10 per eccellenza. E poi ci sono tutti gli altri giocatori, sempre ex giocatori delle squadre. Abbiamo, per quanto riguarda la squadra bianconera, ovviamente Del Piero, Chimenti, di nuovo torna Chimenti, Di Livio, Pepe e Ravanelli. Per la squadra rossonera abbiamo Amelia, Oddo, Ambrosini, Giunti e Brocchi. È una partita di calcio a 5, ci saranno anche delle novità direttamente quella sera lì, che non diciamo prima. È una partita di calcio a 5 alle 8:30 presso il Palamaggetti, le porte apriranno alle ore 19. Volevamo inoltre e soprattutto ringraziare il supporto ovviamente del comune e di tutti gli sponsor che hanno creduto in noi, che ci hanno dato una mano e che hanno permesso che questo sogno si potesse realizzare. Servizio che ci introduce alla pagina dello sport. Dopo giorni di riflessione con una trattativa, quella con Zeman, che sembra non decollare, il Pescara vira deciso su Alberto Colombo. Il 48enne allenatore lombardo sembra il prescelto per la nuova era biancazzurra. Jacopo Forcella. Pochi dubbi ormai, Alberto Colombo con ogni probabilità guiderà il Pescara nella prossima stagione. Le incertezze di Zdenek Zeman e la trattativa che sembra non essere decollata definitivamente hanno suggerito alla società biancazzurra di virare nettamente sull'ormai ex allenatore del Monopoli, individuato come profilo già da qualche giorno e che col Boemo era entrato in una specie di ballottaggio che si è risolto proprio con la scelta di Colombo. 48 anni da Bosisio Parini, in provincia di Lecco, ha giocato in Serie B con le maglie di Como, Albinoleffe e Monza, carriera conclusa nel 2006 con il Montichiari in C2. Appese le scarpette al chiodo, ovvio che il percorso, prima alla Berretti e poi in prima squadra, non poteva che essere con la Pro Patria. Poi la Reggiana è una semifinale playoff prima dell'addio, l'esperienza al Sud Tirol al posto di William Viali, l'esonero a Vicenza, l'approdo ad Alessandria e nel 2019 il contratto con l'Arzignano Valchiampo, neopromosso in Serie C, con cui però non riesce ad evitare la retrocessione della squadra in Serie D. Dopo tanto Nord, due anni fa arriva la prima chiamata dal Sud e dal Girone C, visto che si accorda con la Virtus Francavilla, subentrato all'esonerato Bruno Trocini e portando alla salvezza la formazione del presidente Magri. Da Francavilla a pochi chilometri per raggiungere Monopoli, dove quest'anno ha stupito un po' tutti, arrivando a competere con le corazzate Bari e Catanzaro ed eliminando il Cesena, fermato poi solo dallo stesso Catanzaro. Ora, dopo Nord e Sud, il probabile approdo a Pescara per rilanciare una piazza delusa dall'ultima stagione vissuta prevalentemente con in sella Gaetano Auteri, prima della sostituzione a poche giornate dalla fine con Luciano Zauri. Nelle prossime ore dovrebbe andare in scena il confronto decisivo con la dirigenza, forse già lunedì, e in primis con il direttore sportivo in pectore Daniele Dell'Icari. Nello staff dovrebbe essere presente anche Renzo Ricci, preparatore atletico già con Colombo nell'esperienza di Monopoli. Poi il via al mercato, che dovrebbe abbassare l'età anagrafica generale di un organico che tra fine prestiti e fine contratto subirà un restyling profondo, ma ha comunque necessità di ritrovare risultati convincenti per cancellare una stagione tribolata. Il girone, quello B, sarà di nuovo il palcoscenico su cui esibirsi, provando a dare al pubblico dell'Adriatico Cornacchia l'entusiasmo per riavvicinarsi alle sorti della squadra. Agli europei di calcio a 5 non vedenti, l'Italia batte 3-1 la Polonia e chiude il torneo al quinto posto, staccando il pass per i mondiali che si disputeranno ad agosto 2023 in Inghilterra. La gara viene decisa ancora una volta dal solito Paul Yobo, autentico trascinatore degli azzurri. Il bomber della nazionale segna una tripletta salendo in testa alla classifica cannonieri dell'europeo. Vediamo.
Beh, sicuramente un grande risultato perché per la prima volta riusciamo ad arrivare a un mondiale, quindi veramente complimenti ai ragazzi, complimenti ai tecnici, e insomma hanno fatto un qualcosa di importante. Siamo stati un po' sfortunati perché ovviamente se avessimo vinto la partita contro la Francia, o meglio pareggiata anche, forse oggi saremo a giocarci la finale del terzo e quarto posto, del terzo e quarto posto, però sono soddisfatto, complimenti ai ragazzi, complimenti veramente a quello che hanno fatto. C'è molta affluenza del pubblico e siamo contenti perché come federazione abbiamo dato tantissimo per l'organizzazione. Devo ringraziare tutti i ragazzi, tutto lo staff della federazione, dell'organizzazione, ma è un risultato secondo me eccellente per tutto il mondo paralimpico. È stato un grande campione europeo da parte della nostra nazionale, abbiamo ridotto quel gap con le altre nazionali più forti, con più tradizione, e questo ci fa ben sperare anche per il futuro e per il mondiale che ci sarà il prossimo anno. Il banco di prova sarà proprio quello, no? La federazione si aspetta un'ulteriore crescita da parte di questi ragazzi. Ragazzi, e poi il mondiale, insomma, è la massima competizione. Sì, assolutamente. Adesso da settembre pianificheremo la nuova stagione in previsione proprio di questo mondiale e siamo fiduciosi perché, sono sincero, io ho visto una bella squadra, molto unita, molto forte, e quindi perché no, possiamo anche sognare. Perfetto. Grazie, caro, te lo appoggio sulla carta. Ci tenevamo molto. Diciamo ai miei compagni che per essere ricordati bisogna fare illustri della 14ª edizione della festa dello sport giovanile che si è tenuta al centro L'Arca di Spoltore. Vediamo. L'Arca di Spoltore per la 14ª edizione della festa dello sport giovanile, tra i premiatori anche il pluricampione italiano di tennis in carrozzina Andrea Silvestrone. Com'è andata? È andata benissimo. Intanto premiare eccellenze under 18 vuol dire premiare il futuro, e quindi per me che sono un atleta paralimpico, vedere questi ragazzi così giovani, così talentuosi, con questo spirito, questa passione, questa determinazione, è qualcosa di indescrivibile. Però lasciami fare una considerazione che mi emoziona ancora di più. Ho potuto notare che tra le eccellenze premiate quest'anno una percentuale molto rilevante era di atleti paralimpici. Credo che questo non sia un caso. Questo dimostra che l'atleta paralimpico, nonostante la disavventura della vita che possa aver incrociato, sa trasformare quella disavventura in grande opportunità, in grande energia, in grande determinazione. E quindi oggi abbiamo premiato non soltanto eccellenze dello sport, ma anche persone che hanno dimostrato di avere tanto coraggio. E permettetemi di dire, dalla mia esperienza personale, che il coraggio può averlo solo chi ha provato la paura. Chi ha coraggio senza aver avuto paura è incosciente. E avere coraggio non significa non avere paura. Avere coraggio significa avere paura e crederci con tutto te stesso. Quei ragazzi lì vincono le paure, lo trasformano in coraggio e ci credono più di tutti quanti. Un esempio che arricchisce me, ma penso sia un messaggio che arricchisca tutti. Oggi nella festa dello sport ha vinto la vita. Oggi ha vinto la vita, lo sport è vita. Io ripeterò all'infinito che entrare in un campo da tennis o in qualunque altro campo da gioco è metafora della vita. Io quando entro in un campo in qualsiasi parte del mondo porto la sfida contro le mie patologie, che ad oggi sono degenerative senza cura, ma il senza cura nello sport non c'è, come nel tennis non c'è un fischio finale. Fino all'ultima pallina te la giochi, e io farò la stessa cosa con le mie malattie. Fino all'ultima pallina della mia vita me la giocherò contro le patologie, e tutti questi ragazzi ci insegnano a non mollare mai. Il campionato italiano IBVC di beach volley farà tappa a Roseto degli Abruzzi. Le gare sono in programma il 25 e 26 giugno tra i lidi Mediterraneo e Sirenetta. 8 tappe, 1200 partite da disputare, 1000 atleti in campo tra settore maschile e femminile. Questi alcuni numeri del campionato italiano IBVC di beach volley, che farà tappa il 25 e 26 giugno prossimi a Roseto degli Abruzzi. Il mio messaggio è quello di mandare un messaggio sportivo positivo per i giovani, quindi vorrei che tutti i giovani fossero presenti. Il messaggio è quello della passione, determinazione, anche diciamo aggregazione, perché la cosa più importante oggi è questa. Il messaggio che io voglio mandare è assolutamente questo. Messaggio importante anche prendendo spunto dai campioni della nostra regione. Assolutamente sì, abbiamo grandissimi nomi.
che ci rappresentano in tutto il mondo, non solo in Italia, e hanno appena svolto e stanno svolgendo la tappa lavoro di Roma, e quindi insomma siamo orgogliosissimi sia dei giocatori che insomma dell'Italia, perché comunque è una grande rappresentazione per tutto il mondo, insomma, questi giocatori di beach volley. Realizzare questi eventi in estate possono essere, come dicevamo, da volano per far sì che poi queste persone possano arrivare a Roseto anche da turisti. Certo, noi tra l'altro inaugureremo proprio oggi il primo tratto del nuovo lungomare centrale, che si trova proprio di fronte a dove si svolgerà questo torneo, quindi credo che il turista e lo sportivo che verrà a giocare, ma anche chi verrà a seguire, potrà apprezzare la bellezza di Roseto, potrà apprezzarne la grande vivibilità, la sostenibilità, e potrà scegliere, mi auguro, nel prossimo futuro di venire qui in vacanza. Insomma, Roseto deve continuare ad essere la città perla dell'Adriatico. Il nostro telegiornale termina qui. I servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube o al sito www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il telegiornale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.